Bentornati, apriamo il nostro telegiornale da Collegno dove si è svolto il congresso della Lega Nord. Presente anche il numero uno Matteo Salvini che vedete proprio alle mie spalle, che ha trattato molti temi sia a livello di amministrative torinesi ma anche a livello nazionale. Andiamo a sentire. Votano tante città, è l'occasione per far ripartire città ferme, al di là dei nomi dei candidati, e per mandare a casa il governo Renzi, che sta facendo disastri su tutti i fronti e sta rovinando un sistema economico, penso a quello delle banche, che stava in piedi da decenni, e quindi non sarà solo un voto torinese, milanese, romano, bolognese, ma sarà un voto per mandare a casa un governo che è veramente una disgrazia pubblica. I nomi dei candidati ormai ci sono quasi tutti, quando sono d'accordo anche gli altri li comunichiamo tutti. Bertolaso? Bertolaso va bene, candidato nostro su Roma come Parisi su Milano. Dobbiamo parlarci chiaramente con gli alleati per cercare di scardinare il sistema PD, sistema di sinistra, con Fassino in testa a Torino, perciò dobbiamo essere concreti e dobbiamo portare avanti le nostre istanze, che sono istanze che in questi anni la nostra opposizione in comune e il popolo ci ha chiesto. Il nome di Napoli è un bel nome, impegnativo, perché ha un'esperienza fuori dal comune, nel senso che ha amministrato tanti anni e fa politica da tanti anni, però indubbiamente dobbiamo fare squadra tutti e non guardare tanto i nomi ma il programma, e poi indubbiamente, come si è fatto, sempre fatto, il nome poi verrà e ci accoderemo e sosterremo con forza il candidato della coalizione. La Lega ha preso il 20% in Regione Liguria, il 15% in Toscana, nelle Marche, in Umbria, deve tornare a correre e a superare il 20-25% anche in Piemonte. Abbiamo gli uomini, abbiamo le idee, abbiamo i progetti, abbiamo una sinistra disastrosa e quindi con oggi si parte. Il nome di Napoli è un nome che non ci entusiasma, però siamo sicuri che nelle scelte di Matteo Salvini. Dicevano la stessa cosa della Liguria, in Liguria poi si è vinto con un nome che era Toti, non era Rixi. Quindi siamo fiduciosi in quelle che sono le sue valutazioni. È un momento importante per la Lega di Torino, perché da domani comunque andrà questo congresso, partirà la nostra campagna elettorale all'assalto di Fassino e dei 5 Stelle. Dato che quella lì è comunista, io glielo faccio vedere. Ha due firme e quindi la convincono. Sì. Grazie tante. Non è credibile la coppiata Fassino e Chiamparino. Di questo sono strasicuro. Fassino e Chiamparino hanno lasciato buchi, debiti, sporcizia e insicurezza. Quindi a me interessa il gioco di squadra e il progetto della squadra, ma questo è il ragionamento che ho fatto anche a Milano o a Roma o a Trieste, dove non ho imposto candidati leghisti, anche se avremmo i numeri per farlo, perché mi interessa la squadra. Numeri alla mano la Lega potrebbe imporre i suoi uomini da Torino a Novara, ovunque, però non mi interessa imporre, mi interessa vincere, e quindi se Napoli è in queste condizioni noi ci siamo. Secondo lei si troverà anche la concordia istituzionale, parlo chiaramente di coalizioni che permettano più ampi margini e più ampi bacini elettorali? Ma se gli alleati possibili vengono dietro di noi e difendono quelli che sono i nostri valori, la nostra cultura, le nostre tradizioni, sicuramente noi siamo disponibili a ragionare in quel senso. Ma non arriveremo a compromessi alcuni se queste basi, che rispettano la tradizione culturale cattolica di questo paese, verranno messe in discussione. Qua non siamo per coprire le statue e vergognarci di quella che è la nostra tradizione e la nostra storia. Noi andiamo orgogliosi, allora su queste basi noi andiamo avanti, non su altre. Con quali priorità, Ricca? La priorità è ridare dignità alle periferie torinesi che sono state abbandonate in questi anni, ridare dignità a quei piccoli commercianti che stanno chiudendo per l'imponente apertura di centri commerciali, e ridare sicurezza a Torino. Oggi Torino è la 107esima città su 108 a livello di sicurezza, quindi questo ci fa davvero preoccupare. Sicurezza, lavoro e pulizia. Oggi interverrò con la felpa dedicata a una delle peggiori piemontesi che abbia avuto i Natali da queste parti, perché, ripeto, è un voto amministrativo ma anche un voto politico, perché Renzi in 2 anni non ha ancora avuto tempo e modo di occuparsi di legge Fornero, e quindi
È un segnale importante anche per i torinesi, oltre che per recuperare spazio, sicurezza, scuole, sgomberare campi rom, case popolari, per dare un segnale a quei mentecatti di Roma che si occupano di tutto, di adozioni gay, fuorché dei temi veri, concreti e reali. Infatti, quali sono le priorità e cosa non sta facendo il governo? Lavoro. Lavoro, io leggevo che adesso in commissione alla Camera stanno addirittura portando una fregatura per le vedove. Il governo sta pensando di lucrare sulle vedove tagliando le pensioni di reversibilità, che sono soldi versati da chi poi ha avuto la sfortuna di morire. E quindi siamo veramente alla canna del gas. L'Europa ci sta massacrando. La notizia di oggi è che abbiamo venduto pezzi di mare sardo e ligure alla Francia senza che nessuno lo sapesse, neanche i nostri pescatori. Quindi io non so cosa rimanga da svendere, un governo di svenditori che da un mese si sta appassionando delle adozioni gay. E quindi fortuna Sanremo è finito, torniamo a parlare di altro. E ora andiamo avanti con le altre notizie del nostro telegiornale. Un ragazzo di 29 anni è morto e il fratello gemello è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte a Torino. Con tre persone viaggiavano su un'auto che si è scontrata con una navetta della linea 10 in via Chiesa della Salute. L'amico alla guida è risultato positivo all'alcol test. Nel sangue aveva un valore doppio ai limiti previsti dalla legge. Feriti in modo lieve anche il conducente dell'autobus e l'unico passeggero che in quel momento si trovava a bordo. Per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono in corso indagini della Polizia Municipale. Hanno rubato un bus di VCO Trasporti dal deposito di Crusinallo, si sono diretti a Omegna fino a provocare un incidente distruggendo il pullman e due auto in sosta. Notte di follia e di paura per un gesto assurdo che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, sembra che ad agire siano state due persone. Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile mentre si cerca ancora un complice. Dopo aver rubato l'autobus di linea, i due si sono diretti a velocità elevata e guidando in modo pericoloso verso il centro di Omegna. Giunti però a una strettoia si è verificato l'incidente, l'autobus ha centrato due auto in sosta distruggendole ed è finito contro il muro perdendo una porta laterale finendo semidistrutto in via San Fermo. I residenti della zona sono stati svegliati dal chiasso e hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Prima botta la sento che è lì dove c'è quell'arco in quel muro lì e poi vedo che va ancora avanti e si mette contro il muro lì di casa mia. Ha fatto un casino della miseria perché comunque due macchine contemporaneamente, cioè gli è venuta addosso e una ha preso l'altra. Giustamente mio figlio abbiamo sentito sto botto, ha corso subito per vedere il suo ragazzo, gli ha corso dietro. Sul posto i carabinieri che si sono lanciati alla ricerca dei responsabili che sono fuggiti a piedi. Hanno fermato uno dei presunti responsabili circa mezz'ora dopo che vagava a piedi e lo hanno portato al comando provinciale di Verbania per interrogarlo. Il ruolo che giocano le città metropolitane è di essere il punto di traino, il punto forte, il pilastro dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale, della crescita. E quindi è bene che questo ruolo che le città metropolitane esercitano e svolgono sia riconosciuto con
la destinazione alle città metropolitane delle risorse finanziarie necessarie per mettere in campo tutte le politiche che servono, politiche di pianificazione urbanistica, di sostenibilità ambientale, di creazione di lavoro, di inclusione sociale, di gestione dei flussi migratori, di promozione culturale. E quindi noi chiediamo all'Unione Europea di considerare le città metropolitane interlocutori per la gestione dei fondi europei, chiediamo ai governi nazionali di considerare le città metropolitane interlocutori per le politiche nazionali e chiediamo alle regioni di riconoscere questa specificità. Presso il centro incontri della provincia di Cuneo si è svolto un frequentantissimo convegno dal titolo La popolazione di lupo sulle Alpi, status e gestione, con la partecipazione di delegati provenienti da tutti i paesi alpini. Nel convegno è stato presentato un piano che prevederebbe l'abbattimento dei lupi in deroga alla legge. Il professor Boitani, della Sapienza di Roma, auspica l'abbattimento di alcuni lupi con cadenza periodica per risolvere i problemi che gli stessi generano all'allevamento. In Piemonte si è stimata la presenza di 21 branchi, di cui 14 in provincia di Cuneo. La specie lupo è totalmente protetta in Italia e quindi l'Italia deve far fronte anche alle esigenze della direttiva Habitat che impone la conservazione di questa specie. Però la dimensione della popolazione in Italia è sufficientemente grande da permettere una gestione un pochino più attiva che non nel passato. Quindi il Ministero sta preparando un piano di azione e dovrebbe essere reso pubblico tra poche settimane, siamo proprio agli sgoccioli. Ha seguito un periodo di preparazione molto lungo e molto partecipato, sono state ascoltate tutte le associazioni di categoria, le associazioni di conservazione, i cacciatori e così via, e a giorni verrà presentato alle regioni che faranno le loro osservazioni, dopodiché il piano diventerà operativo. Quando si parla di montagna anzitutto bisogna necessariamente parlare di attività pastorizia. La montagna è il luogo in cui alcune persone vivono e lavorano e quindi l'attenzione deve anzitutto andare a queste persone. Quello del lupo naturalmente è uno degli aspetti che occorre esaminare, ma ci tengo in premessa a dire che la permanenza dell'uomo, del pastore in montagna va supportata con una pluralità di strumenti, si deve poter disporre di servizi adeguati a partire dai servizi veterinari, l'affidamento dei pascoli in affitti deve essere dato con criteri seri e oggettivi, le condizioni di vita dei pastori debbono essere adeguate, così come la viabilità deve essere quella necessaria perché possa essere svolto questo lavoro in serenità. E poi naturalmente la problematica del lupo, perché non è possibile ragionare in termini di creare le condizioni per la sopravvivenza del lupo, bisogna creare le condizioni perché la sopravvivenza del lupo non vada a inficiare l'attività dei pastori. E quindi per poter svolgere un'attività di questo tipo è necessario avere gli elementi scientifici, i dati tecnici che permettano di valutare effettivamente qual è il livello di popolazione presente e quindi conseguentemente capire se questo livello di popolazione presente è compatibile con l'etava pastorizia e se così non fosse eventualmente anche intervenire con degli abbattimenti. Il lupo è un grande valore per la biodiversità dal punto di vista naturale, ma altrettanto grande valore, forse di più, è la presenza dell'uomo in ambiente alpino con le sue attività, soprattutto la pastorizia. E quindi per noi è fondamentale trovare questo rapporto, vedere di riuscire a definire questo rapporto tra uomo e lupo. Si è chiusa con successo al Lingotto di Torino l'edizione 2016 di Automoto Retro. E allora torniamo all'interno degli stand del Lingotto per scoprire ancora qualche curiosità. La Vespa ha una presenza importante sempre, una presenza importante qui ad Automoto Retro perché a proposito di anniversari, ebbene qui abbiamo il 70esimo. Esatto, noi abbiamo allestito uno stand, questo è il nostro 25esimo anno di presenza in questa manifestazione. La tematica svolta quest'anno ed è stata dedicata al 70esimo compleanno di uno dei veicoli più geniali mai creati per la motorizzazione civile, la Vespa appunto, e questo ci riempie d'orgoglio. Allora, noi abbiamo portato qui nel salone un riassunto per ogni decennio, a partire dal 1946 fino al 2016, di tutti, diciamo, modelli di Vespa significativi. Siamo partiti da questo esemplare che vediamo,
che è la 98 del 1946, che è una Vespa particolare non solo per la cilindrata ma per tutta una serie di caratteristiche che ne decretarono l'originalità del progetto. Non vi sto a spiegare tutto, ma la 98, essendo ancora agli albori, è una Vespa ancora in un certo senso grezza, nel senso che non ha sospensioni, non ha cavalletto, ma è un motore abbastanza povero di potenza, ma era quanto poteva servire per il trasporto diciamo, delle persone in quelle strade di allora, in quei tempi di allora. Poi via via, per ogni decennio, abbiamo portato i modelli, diciamo, che rappresentano l'evoluzione del veicolo. Vediamo sulla nostra sinistra, del 1956, cioè 10 anni dopo, la prima Vespa 150. Il 1956 è anche un anno significativo perché ricorre la produzione del milionesimo esemplare di Vespa, quindi esattamente a 10 anni dalla nascita di questo geniale veicolo, la Piaggio sforna il suo milionesimo veicolo. Poi, saltando di 10 anni dopo, arrivare nel 1966, abbiamo messo sempre alla nostra sinistra un esemplare della nuova 125, che per noi è definita come Vespa telaio piccolo, rappresenta già diciamo una parte già evoluta della generazione delle Vespa con telai a minore dimensioni, che partono dal modello di 50 di cilindrata, passando per la 90, arrivando a questa nuova 125 che 2 anni dopo generò la famosa leggendaria Vespa Primavera. La prima Vespa che abbiamo visto, la prima in assoluto, lei ce l'ha. Sì, oltre a questa Vespa che è la 743esima costruita, diciamo nella mia collezione esiste anche un vanto nostro del Vespa Club Torino, non è soltanto una cosa a titolo personale, esiste anche la più vecchia Vespa di quelle vendute al pubblico sinora rintracciata, che fa parte della preserie delle prime 60 Vespe costruite completamente a mano ed è per la precisione la 21esima Vespa costruita. Dicevamo un automoto retro concentrato, particolarmente dedicato a anniversari di veicoli e anche marchi storici. In questo caso abbiamo l'anniversario della Lamborghini Miura. Sì, quest'anno ricorre il 50° anniversario della Miura, che fu presentata nel 66 al Salone di Ginevra. Oggi qui eccezionalmente abbiamo ben 5 Miura, una macchina già che è rara da vedersi da sola, e quindi per Automoto Retro con il Club Italia abbiamo fatto questo angolo importante. 5 Miura di colori completamente diversi. La Miura ha rappresentato un nuovo modo di concezione delle sportive, perché è stata la prima ad avere il motore posteriore centrale e addirittura trasversale, mentre tutte le altre concorrenti lo avevano anteriore. Ma non finisce lì, è stata considerata subito la più bella in assoluto, la più bassa al mondo su strada, la prima al mondo ad arrivare a 300 all'ora, la più veloce, ecco perché ha avuto questo grande successo incredibile e i VIP nel mondo facevano a gara per averla prima nel proprio garage. E tra i personaggi proprietari più importanti, mi ricordo Frank Sinatra, Steve McQueen, Alain Delon, Onassis, Liz Taylor. Per arrivare agli italiani, Mina, Vanoni, Celentano, Claudio Villa, Little Tony, Giacomo Agostini, grandi industriali come Innocenti, Bormioli, quello del vetro, insomma una macchina che è entrata nel mito. Sì, a Distro Storico è nato per effettuare un censimento delle moto Triumph in Italia. È nato come censimento delle moto dagli anni 90 in poi e poi è stato esteso il programma a tutte le moto dal 1902 a venire. Abbiamo quasi 160 soci, che effettivamente non sono soci ma iscritti, infatti l'iscrizione è gratuita e comunque, ripeto, è una censimento che noi facciamo per avere una lista generale delle moto Triumph in Italia. Quali sono le moto che vanno di più in Italia per la Triumph? Ma diciamo che a oggi siamo a un 60% di moto anni 90
e un 40% di moto anni 50-60. Abbiamo anche iscritti con moto anni del 1917 e 23. Pazienza, determinazione e un po' di buona sorte. Con queste tre parole il tecnico bianconero Massimiliano Allegri tramite Twitter ha commentato ormai a mente fredda la sconfitta subita dai partenopei proprio ad opera della sua Juventus che ora è prima in classifica. Lo ricordiamo, la squadra di Sarri è stata beffata da un gol all'88esimo di Zaza. Torniamo dunque allo Juventus Stadium a sentire le voci dei protagonisti. Forza Juve! Forza Juve! Forza Juve! Era una partita molto difficile contro una grande squadra e siamo stati bravi a tenerla viva fino alla fine e poi è arrivato il gol. Simone, sarebbe meglio giocare qualche minuto in più o sta contenti di segnare gol decisivi come questo? Io mi accontento di vincere e di fare gol, poi è normale che un giocatore vorrebbe giocare sempre. Sono consapevole comunque del fatto che ci sono grandi campioni nel mio reparto, in questa squadra, e io cercherò di mettere sempre più in difficoltà l'allenatore. Io e Alvaro siamo molto amici e stiamo sempre insieme, perciò avevamo deciso di esultare così, poi non abbiamo avuto modo di farlo bene perché siamo stati assaliti da tutti i compagni, perciò però ci troviamo sempre, è un bravissimo ragazzo e vuole un sacco quanto di tempo. Quanto può pesare questo gol e questa vittoria anche nella testa di questa Juventus che ha completato una rimonta incredibile? Sì, sarà completa solo alla fine sperando di arrivare primi in classifica. Questa partita è stata importantissima, e ci fa arrivare primi in classifica, però adesso viene il bello, cioè nel senso quello di confermarsi ogni giorno, ogni partita in campionato e di stare sempre lassù. La vittoria è importante per il campionato, in primis perché innanzitutto abbiamo vinto uno scontro diretto. E abbiamo mantenuto a distanza la terza, perché di dietro Roma sta venendo su perché ha fatto 4 vittorie, ci sono ancora molti punti a disposizione. E poi soprattutto per la crescita della nostra squadra, per noi giocare questa partita era la prima partita, diciamo, non decisiva ma molto importante della stagione, contro un Napoli che con grande entusiasmo e con grande euforia si presentava a Torino forte delle 8 vittorie. I ragazzi si sono dimostrati all'altezza e quindi è una crescita dell'autostima di questa squadra e di questo sono molto contento. Penso che la squadra ha fatto una fase difensiva straordinaria e questa applicazione difensiva secondo me ci è costata qualcosa a livello di sfrontatezza offensiva, a livello di iniziative offensive. C'è poi sempre da tenere presente che avevamo di fronte una delle difese più forti d'Europa, una squadra che concede pochissimo a tutti, e noi bisogna uscire con la consapevolezza che siamo venuti in uno stadio difficilissimo contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo concesso pochissimo, abbiamo giocato più che alla pari, abbiamo costretto la Juventus a un quarto d'ora alla fine a togliere un attaccante e giocare in 4-5-1 per tirare in fondo il risultato. Se poi un episodio negativo ci porta a un risultato negativo, non è che ci può far cambiare idea sulla nostra partita. Abbiamo fatto una grande partita e ci è mancato probabilmente qualcosa negli ultimi 20 metri, perché fino agli 80 metri abbiamo fatto bene, abbiamo costruito benissimo. Ci può stare contro una squadra così forte, contro una squadra così solida, contro una squadra che concede così poco a tutti. Ma l'episodio non ci deve far cambiare idea. Abbiamo giocato alla pari con la Juventus. 8 mesi fa eravamo a 24 punti e stasera abbiamo giocato alla pari con la Juventus. Sinceramente non ci aspettavamo una Juve così difensiva. Noi siamo di qua e non ci aspettavamo, ti ripeto, una Juve che stava così in difesa e aspettava per ripartire. Loro hanno preparato così la partita e noi l'abbiamo preparata come tutte le altre, di porre il nostro gioco.
Sarà un campionato bello, avvincente, perché innanzitutto non saremo solo noi due a lottare lo scudetto, ma ci saranno quelle altre che sono dietro, vedi la Roma, l'Inter e la Fiorentina. La Juventus e il Napoli stanno facendo un ottimo campionato. Noi rispetto all'anno scorso abbiamo un punto in meno. E quindi il Napoli, che prima di stasera aveva 56 punti, voleva dire che stava facendo un campionato straordinario. Ecco perché direi che questi tre mesi, che sono stati molto intensi, dove la squadra ha fatto 15 vittorie contro, e nonostante questo avevamo sempre il Napoli a distanza, e una sconfitta di stasera ci avrebbe messo a 5 punti e sicuramente bisognava fare un'altra rincorsa, anche se 13 partite sono lunghe. Però è stato meglio vincere. Oggi si vince? La lotta a scudetto lo deve fare la Juventus. Noi veniamo da un altro mondo, siamo una squadra che sta cercando di costruirsi. È un onore venire a Torino e giocare alla pari, però sappiamo che la Juventus in questo momento ha ancora altre basi rispetto a noi. Quindi a noi ci interessa la prossima partita, non nessun tipo di lotta. La parola passa a Don Moreno Filippetto per la consueta rubrica di fede, semi di speranza. Come la pioggia e la neve scendono giù. In questa prima domenica di Quaresima dell'anno C, davvero sono tantissimi gli spunti che ci lascia la parola di Dio. Proviamo a sintetizzarli in alcune pietre miliari. Partiamo dalla prima lettura, il Deuteronomio, che ci dice: ricordati che anche tu, esattamente come i nostri padri, come i nostri nonni, sei un arameo errante, sei uno che non riesce a trovare su questa terra tutto ciò che gli serve. Ma anzi, il bello è proprio questo, che la nostra vita è un camminare alla conquista di un qualche cosa di duraturo, di bello, per cui valga la pena spendere la vita. È forse una trasposizione un po' antica di quello che un profeta moderno, almeno così qualcuno lo considera, Steve Jobs, diceva quando ci avvisava: stay foolish, stay angry, state folli, state affamati, sappiate che siete sempre e comunque in cammino, il bello lo avete davanti a voi. E la prima cosa che viene da questo periodo di Quaresima è, dopo aver riconosciuto di essere anche noi degli aramei erranti, è che questo periodo che abbiamo davanti, questi 40 giorni che ci separano dalla Pasqua, arrivano per dirci: occhio, che rischi di essere anche tu uno schiavo in Egitto. Per vivere bene la Pasqua, per vivere bene il tuo quotidiano, inizia a fare un percorso, a camminare, eccolo che ritorna l'arameo errante, a camminare per liberarti delle tue schiavitù, di ciò che ti tiene legato, di ciò che non ti fa vivere libero e felice fino in fondo. E il Vangelo di Luca porta a compimento questo discorso e fa con l'episodio famoso delle tentazioni nel deserto tocca affrontare Gesù stesso. E ha ricevuto il battesimo, si appresta ad affrontare quella che è la vita pubblica e si prende anche lui un periodo di 40, non 40 anni, 40 giorni nel deserto, 40, il tempo della preparazione per eccellenza. E lì incontra la tentazione, incontra ciò che può legargli le mani, renderlo schiavo. Una tentazione che ha tre facce, valgono per lui, ma rischiano di valere anche per noi. La prima faccia è la schiavitù del corpo, dei nostri desideri più semplici, di quelli che a volte ci fanno dire: ma io aspirerei a vette più grandi, eppure mi limito a bazzicare in mezzo alla polvere. E di fronte a questo Gesù risponde con la parola di Dio: non di solo pane vive l'uomo. Una seconda tentazione, che poi è una seconda schiavitù, quella dell'orgoglio, della superbia, del potere, perché alla fine è vero che il potere le cose ci rende liberi, ma quando il potere viene assolutizzato, noi diventiamo schiavi di quella bramosia di potere. E anche lì Gesù risponde con la parola di Dio: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Solo con Dio tu riesci a liberarti dalla vanagloria del potere. E l'ultima, quella che è insita nelle relazioni,
quello del vivere i nostri rapporti di affetto in funzione esclusivamente egocentrica. Il diavolo glielo dice chiaramente: ma se tu sei il figlio di Dio, dì a tuo padre di servirti, che mandi una carovana di angeli. No, risposta di Gesù, sempre presa dalla parola di Dio: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Tre schiavitù: quella dei desideri più semplici legati al corpo, quella del potere, della bramosia, della superbia, e quella del piegare la relazione ai nostri fini. Ecco, siamo aramei erranti. Anche noi siamo in cammino per liberarci di questi lacci, per poter arrivare il giorno di Pasqua ad esclamare felici da uomini nuovi: Christos Anesti, Dio è risorto. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo. E siamo al termine di questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguiti. Vediamo insieme le previsioni meteo per le prossime ore e a seguire l'oroscopo e il nostro almanacco. Buon inizio di settimana. Eccoci qua, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo, a fasi alterne continueranno a giungere perturbazioni, delle pause, tant'è che nella giornata di lunedì andrà peggio sul nord-ovest, scusate, sul nord-est, e andrà meglio appunto sul nostro territorio, sul nord-ovest. Vedete perturbazioni, scirocco, aria calda sul sud Italia. Vediamo invece cosa accadrà da noi. Vedete, al risveglio, aperture del cielo tra la Val d'Aosta, il Piemonte settentrionale, occidentale, molte nuvole tra la Liguria e la Lombardia. Anzi, le nuvole continueranno ad aumentare nella seconda parte della giornata, perché la nuvolosità risalirà dall'Emilia-Romagna verso il Veneto e poi piegherà verso la Lombardia. Ed in serata vedete già le prime precipitazioni, le prime piogge in Lombardia, sul Levante Ligure e sui settori di confine tra il Piemonte e la Lombardia. Quindi tenderà a peggiorare tra la serata e soprattutto in nottata, piogge abbastanza diffuse anche sul nostro territorio, però la prima parte della giornata sarà salva, con nuvolosità che comunque tenderà ad aumentare nel corso della giornata. Vediamo le temperature. Beh, le minime pressoché stazionarie, per la verità non ci saranno grandi cambiamenti nemmeno durante il giorno, anche se un lieve rialzo ci sarà proprio a causa delle maggiori aperture del cielo, almeno inizialmente. Cari amici, è tutto, buon proseguimento di settimana, o meglio buon inizio di settimana. Subito dall'Ariete. Sarebbe bello se oggi giungesse una fatidica telefonata che tanto vi sta a cuore. Non perdete le speranze, perché a breve finalmente potreste riuscire a far girare il lavoro proprio come vorreste voi. Toro, piccole discussioni sul lavoro non devono mandarvi in crisi più del necessario. Invece voi potreste facilmente cominciare a dubitare delle vostre capacità, dando così ragione a qualcuno che si diverte a sminuirvi. Gemelli, solite questioni in famiglia che vi fanno arrabbiare, poiché finite regolarmente col sentirvi incompresi. Cancro, le piccole cose di ogni giorno saranno quelle che oggi vi sapranno dare maggiori soddisfazioni. Perciò non pensate sempre e solo in grande, altrimenti correte il rischio di perdere tante belle sfumature che questa giornata presenta. Leone, ancora un po' di stridore tra ciò che si ha e ciò che si vorrebbe rende difficile scendere a patti con se stessi. Sarebbe il caso di fare un po' di luce anche in una faccenda di lavoro. Vergine, non date tutto per scontato, così non correte il rischio di andare incontro ad una solenne delusione. Sul lavoro, infatti, qualcuno promette molto e mantiene poco. Bilancia, le discussioni in ufficio si sprecano, rendendo il clima incandescente. Se volete vivere bene anche in mezzo alla bufera, evitate di prendere le parti di qualcuno e osservate le cose con il dovuto distacco. Scorpione, le instabilità proseguono in tutti i campi della vostra vita. Vi è difficile comprendere bene da che parte girarvi, dato che ovunque rischiate solo di farvi del male.
Sagittario, bella giornata in cui riuscite a raggiungere un buon risultato in campo professionale. Se non tutte le ciambelle vi riescono col buco, nessun problema. Con un briciolo di tempo e di pazienza, ogni cosa andrà al suo posto. Capricorno, lasciate che le cose accadano da sole, perché tanto non siete nella posizione giusta per poter controllare più di tanto il vostro destino. Qualcuno di voi potrebbe fare fatica a scendere a patti con un collaboratore. Acquario, una buona ispirazione sul lavoro vi aiuterà a uscire da una fastidiosa situazione d'impasse. L'importante è che parliate in giro il meno possibile, dato che qualche collega invidioso potrebbe divertirsi a giocarvi contro. Pesci, non cercate di forzare la mano alle situazioni, tanto nulla andrà per il verso che desiderate voi, non almeno per la giornata di oggi.